Evelina Mazzei, il presidente della Proloco di Amato, dove per la Settimana Santa si svolgerà la Via Crucis animata. La Via Crucis animata che ormai quest'anno ha preso un percorso un po' bello pesante e bello suggestivo. Infatti, se guardate dietro di noi, abbiamo creato proprio le scene della Passione di Cristo con l'aiuto di tutto il paese. Praticamente sono degli attori improvvisati, però si stanno dedicando veramente con passione a questa passione di Cristo. Stanno mettendo canne, ogni sera qua è festa, praticamente la piazza si anima a costruire tutte queste scenografie. Questa passione di Cristo è nata un po' di anni fa. Parlavamo così al bar con il ragazzo, con il regista Tommaso Bruni, che volevamo fare qualcosa di importante, perché vi ripeto, ad Amato si è sempre valorizzata la Passione di Cristo, il Venerdì Santo. Infatti negli anni passati noi negli archivi abbiamo che tante donne si vestivano di nero e accompagnavano la naca, e c'era sempre uno che portava la croce davanti, e queste donne vestite di nero piangevano e si battevano il petto. Quindi è molto sentita il Venerdì Santo da noi, e adesso l'abbiamo ripresa in un certo modo, cioè proprio a livelli belli. E stavamo parlando con Tommaso e abbiamo detto, dico, ma perché non la riprendiamo un po' a farla rivivere come era veramente una volta, come hanno fatto i nostri avi? E così dal primo anno, che è nata un po' piccolina, andando avanti invece con gli anni, è cresciuta abbastanza, molto, anzi è cresciuta tantissimo. E questo è quanto. La Proloco naturalmente è attiva su queste cose, perché queste sono attrazioni turistiche e poi proprio culturali da portare avanti. Non dimenticare, come dicevo prima, è una storia antica che va tramandata ai nostri ragazzi. Ecco, questo è il bello, che stiamo cercando di far intervenire tanti ragazzi a questa Via Crucis. Oltre alle persone grandi ci sono tanti ragazzi, quindi non lo so, vi aspettiamo il 7 aprile alle 18 ad Amato a vedere la Passione di Cristo. Grazie.